Salve a tutti, sono Giovanni Riccobono, fondatore di Educazione Green, un movimento di liberi cittadini che ha l'obiettivo di educare le nuove generazioni su quelli che sono i temi dell'educazione ambientale e dell'alimentazione sostenibile. Oggi mi trovo qui, vi parlo da Trapani, dalla Sicilia, la mia terra. Qui alle spalle abbiamo la riserva di Montecofano, che tra l'altro vi consiglio di visitare al più presto. Innanzitutto, partiamo da come ho conosciuto Crinopoli, quindi il professore De Feo. Tutto è successo tramite social network, quindi tramite Facebook. Un amico in comune, Pasquale Parente, che saluto, ha condiviso appunto il libro del professore. Questo ha portato a incuriosirmi quindi poi ad approfondire i discorsi del libro stesso. Questa è proprio la conferma che il connubio tra l'informazione, quindi internet, i social network e la sostenibilità sta facendo da traino per un cambiamento, ovvero quello della terza rivoluzione industriale. Oggi io sono qui perché voglio dare il contributo a tutti voi per la Green Revolution. Quindi mi sono ritagliato una pagina del libro, come vedete lo porto sempre dietro, che se l'avete con voi prendete la pagina 19, Ambiente e inquinamento. Ci tengo a precisare questo perché molto spesso oggi quando si parla di ambiente, le persone associano subito agli ambientalisti, ai naturalisti, senza andare a considerare che invece è ambiente tutto ciò che ci circonda. Vediamo come spiega qui il professore De Feo. L'ambiente. L'ambiente è tutto ciò che ci circonda. La parola ambiente, infatti, deriva dal participio presente del verbo ambire, ambies, che ci circonda, che si muove intorno, in altre parole, che vive intorno. Il verbo indica movimento e quindi vita sotto ogni forma. Per capire cosa sia l'ambiente, pertanto, ci dobbiamo guardare intorno per cercare cosa. Innanzitutto gli elementi che compongono il sistema ambiente. Infatti l'ambiente è un sistema formato da elementi collegati tra loro da formare un complesso organico. Ma quali sono questi elementi fondamentali per l'ambiente? Abbiamo i comparti fisici, cioè i pilastri che reggono la struttura, l'atmosfera, le acque superficiali e profonde, il suolo e sottosuolo. Infatti l'ambiente è tutto ciò che ci circonda, i nostri uffici, la nostra casa, i nostri posti dove andiamo a fare le vacanze. L'ambiente è un posto appunto dove noi stiamo. Successivamente il professore continua che negli ultimi decenni si è iniziato a parlare sempre più, e soprattutto con più preoccupazione, dei problemi legati al cambiamento climatico, all'effetto serra e al riscaldamento globale. Infatti negli ultimi anni ci sono registrati dei primati, il 2014 è stato l'anno più caldo. Il 2015 nuovamente ha fatto un record, luglio è stato il mese più caldo della storia, quindi vediamo sempre che col passare del tempo le temperature stanno sempre aumentando e di conseguenza il surriscaldamento porta delle situazioni poco gradevoli. Se ci troviamo in un luogo chiuso, a casa, in un'aula, per vedere cosa ci circonda, viene spontaneo affacciarsi alla finestra, che la finestra ci dà alla fine un senso di libertà. Quando dobbiamo vedere che tempo fa, che cosa facciamo? La prima cosa è guardare fuori dalla finestra, perché l'insieme di colori e forme che vediamo è il paesaggio. Infiniti sono i paesaggi, poiché infinite sono le combinazioni degli elementi fisici, biologici e antropici. Molto spesso il paesaggio, così come anche il tempo che sottolinea il professor Giovanni De Feo, noi lo sottovalutiamo, perché quante volte magari rimandiamo, dobbiamo fare una cosa e la rimandiamo perché dice tanto c'è tempo. Stessa cosa ci capita con i paesaggi, magari dei paesaggi visti e rivisti troppe volte non li apprezziamo perché diventano un'abitudine, senza renderci conto che comunque ogni paesaggio ha le proprie caratteristiche, che diamo per scontato, perché dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle nuove generazioni. Comunque, quando ci affacciamo alla finestra e vediamo magari un panorama come di questo, non è scontato, perché oggi c'è, ma se non verrà preservato, un domani è possibile che non ci sarà più. Quindi è importante sensibilizzare le nuove generazioni fin da oggi, soprattutto da far leggere anche il libro, il metodo Greenopoli, perché è una base di partenza molto importante per questa educazione ambientale.
delle nuove generazioni, ma poi ce ne sono tantissime altre. Anzi, ringrazio il professore che mi ha ispirato a scrivere un libro che sto ultimando, magari avrò il piacere di farvi leggere nei prossimi mesi. Per adesso da Trapani è tutto, spero di aver dato il mio contributo. Ci vediamo presto nella nostra terra, un saluto a tutti, buona serata.